Buongiorno a tutti. Saluto i relatori di questo giorno, in modo particolare il nostro illustre invitato, il professore Giovanni Cesare Pagazzi, che come potete aver visto già nel DPA è professore di Cristologia presso lo studio teologico dei seminari di Crema Lodi e di Teologia Sistematica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Grazie di essere venuto. Professori e studenti, partecipanti tutti a questa giornata di studio promossa dalla Facoltà di Teologia della nostra Pontificia Università Antoniana. Porgo a tutti voi il mio più cordiale saluto. L'odierna giornata di studio della Facoltà di Teologia si inserisce nell'ambito di un progetto scientifico e formativo di ampio respiro, avviato ormai da vari anni, finalizzato a favorire la ricerca, il contributo e la collaborazione dei docenti intorno a tematiche di interesse comune, con una precisa attenzione al confronto interdisciplinare. Queste iniziative di studio sono aperte alla partecipazione attiva degli studenti dei tre cicli della facoltà, ai quali si intende offrire un'esperienza formativa di qualità che li aiuti ad acquisire una competenza sempre più congrua delle fonti, dei metodi e dei compiti inerenti alla scienza teologica. La tematica che viene trattata quest'oggi offre l'occasione per fare un'analisi approfondita a carattere interdisciplinare sul tema sempre attuale della misericordia come rivelazione del nome di Dio. Ancora pochi giorni fa, Papa Francesco diceva al Ministro Generale OFM e al suo definitorio, mi sembra che è stato il 15 marzo, portate misericordia e condivisione ovunque nel mondo. Infatti la misericordia è l'esperienza che Sua Santità afferma aver sperimentato nella sua vita presso i francescani, e lui ci conosce molto bene. La Facoltà di Teologia, in perfetta sinergia con le parole del Papa, ha organizzato questa giornata di studio. Non è facile parlare di misericordia in un mondo che innalza l'individualismo autosufficiente e promuove la guerra di interessi. Soprattutto in campo economico si afferma spesso che gli affari sono gli affari, business is business. Oppure si ripete quella terribile frase di Hobbes, la tua morte è la mia vita. Si parla di tecniche per risolvere i conflitti, ma poche volte si fa appello al perdono e alla misericordia. Fischer e Uri, in un loro libro, segnalano quattro punti fondamentali per una risoluzione duratura dei conflitti. Primo, separare la persona dal problema. Secondo, focalizzarsi sugli interessi e sulle necessità che sottostanno alle posizioni contrastanti. Terzo, redigere un ventaglio di possibilità di risoluzione che possano essere vantaggiose per entrambi le parti. Quarto, insistere sull'uso di criteri oggettivi. Come vedete è una tecnica che mi sembra molto appropriata e sicuramente efficace. Però non si parla di misericordia, non si parla di perdono. Il racconto del lupo di Gubbio denota un'applicazione concreta di questi principi, ma con un'importante differenza. A questi quattro punti, Francesco d'Assisi aggiunge la necessità del perdono. Questo era una costante nella sua predicazione. Infatti, un contemporaneo esterno all'ordine descrive così la predicazione fatta nella città universitaria di Bologna nell'anno 1222. Molte persone dotte, ivi presenti, rimasero non poco ammirate per quel discorso di un uomo illiterato.
In realtà tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. E nella lettera a un ministro, Francesco insiste, come sappiamo bene, sul bisogno del perdono. Lo stesso riconoscerò se tu ami il Signore e se ami me, suo servo e tuo, se farai questo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto più poteva peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne ritorni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non chiede ese perdono, chiede tu a lui se vuole essere perdonato. E se comparisse davanti ai tuoi occhi mille volte, amalo più di me per questo, affinché tu lo possa conquistare al Signore e abbi sempre misericordia di tali frati. Mi piace molto sentire Francesco dire questo. Non voglio continuare perché sicuramente il professore Freier farà un'esposizione molto più perfetta di quello che io posso fare. Semplicemente auguro alla Facoltà di Teologia e a tutti voi qui presenti un lavoro proficuo, anche in vista l'attuazione di ulteriori iniziative di studio e di ricerca. Buon lavoro a tutti.